Dio si prende cura dei tuoi. Stiamo terminando lo studio sull'impatto che ha la preghiera sulle nostre famiglie. Queste meditazioni sono state ispirate dal libro Cosa succede quando preghiamo per le nostre famiglie di Evelyn Christensen. Quando i nostri cari soffrono, vorremmo essere con loro per confortarli, alleviarli, aiutarli, ma purtroppo questo non è sempre possibile. Allora cosa possiamo fare? Evelyn Christensen scrive: per anni, quando abbiamo vissuto insieme, mia madre e io ci siamo tenute per mano durante i nostri momenti di preghiera, ma nella stragrande maggioranza delle volte non è stato possibile perché eravamo lontane l'una dall'altra. Questo vale per la maggior parte delle preghiere fatte in famiglia. Raramente si riesce ad avere un contatto fisico quando si prega. Quando i bambini crescono, vanno a scuola e poi si trasferiscono o si sposano, ci sono poche opportunità di avere un contatto fisico con loro. Allora cosa facciamo quando non possiamo toccarci? Mia madre aveva una risposta a questa domanda. Per anni ha continuato a dirmi: ricorda Evelyn, siamo a una sola preghiera di distanza l'una dall'altra. Lo diceva con tanta convinzione e senza esitazione. Per lei non c'era alcun dubbio, era un fatto indiscutibile. Quando non possiamo raggiungere i nostri familiari che hanno un bisogno speciale, Dio può sempre metterci in contatto con loro. Il Signore può intervenire con i tuoi cari in risposta alle tue preghiere. Giacomo 5,16 ci insegna che la preghiera fervente di una persona giusta è molto efficace. Non c'è limite all'azione di Dio. Quando preghi, non importa in quale parte della terra si trovano i tuoi familiari, il braccio di Dio è in grado di raggiungerli. Che privilegio sapere che anche se sei lontano dai tuoi cari, puoi agire attraverso la preghiera. Anche se non puoi andare al capezzale di chi soffre, qualcuno può farlo per te, Gesù. Ti invito a mettere oggi la vita dei tuoi cari nelle mani del Signore, che può agire dove tu non puoi. Riponi in Lui tutta la tua fiducia e lodalo in anticipo per quello che farà. Grazie di esistere, Eric Sellerie.